E adesso è il momento di Eliseva Jacobs, che io non conosco, che spero sia qui. Eliseva Jacobs. Ah, io ero convinta che fosse un maschietto. E certo che non potevo conoscere. Allora, Eliseva Jacobs, che leggerà la sua poesia, viene da Israele, leggerà la sua poesia in lingua ebraica e poi io la leggerò in italiano. עם השם. זמן רב אני כלואה, נעה במתיחות נגד Con המים, Dio. אוסרת Da molto אופי tempo io mi sento המתחנן imprigionato, לקבל מכה angosciato. Io פוליטה vado מול contro le עיניי acque רטובות e נהיים il mio corpo è אנשים, impedito e io מקומות, supplico di ריחות, ricevere dei colpi che mi רגעים facciano capitolare. המתרחקים, Di fronte ai miei occhi umidi ci sono delle genti, dei המתרחק, luoghi, dei sentieri, המתרוח, ci sono המתר. gli istanti che si Hamet, allontanano, da ham, Dio si allontanano. ha, Da Dio si nelam, allontana, da nisharti Dio ani, si allontana, da Dio kloa, si allontana, da Dio si Hashem, allontana, Hashem da natan, Dio Hashem sì. lakach, Dio yehi è shem Hashem scomparso. lakach. Sono restato io stesso, imprigionato con Dio. Dio ha dato, Dio ha preso, che il suo nome sia lodato. Avete capito che c'è questa parola che evidentemente in ebraico permette di restringersi sempre di più verso la radice e che è difficile rendere in traduzione. La poesia è molto bella, complimenti Augurio, grazie di essere venuto tra noi. C'è Filippo Mantoni che non si è più fatto. Ci sei? Hai la tua poesia? Bravo. Orizzonti grigi. Meglio che gli orizzonti siano così cupamente grigi. Sì, perché sono ciò che non puoi raggiungere. E magari, indefiniti come appaiono, non illudono troppi. E quando t'accorgi che la linea parallela a se stessa è irraggiungibile, allora questa si curva, rispecchiando il tuo rassegnato riso. Grazie. Questo orizzonte che da linea parallela diventa curva perché è irraggiungibile. Ci sono tutta una serie di salti qualitativi nell'uso del linguaggio e di forme e di metafore non scontate, perché la cosa importante è che queste metafore non sono scontate, che lasciano aperta la riflessione, la meditazione. E adesso è il momento di Daniele Rodolico. Fili di luce. Veglio al confine con la terra dell'alba l'imminenza. Subitanei fili di luce in sovrumani intrecci disegnano opposte armonie con le ombre e i timori. Qualcun altro li afferra. Non sono pronto, è immortale lo sguardo sul passato. Precari gomitoli di ambiziose volontà emergono dal buio, ma veloce corre lontano l'eco degli errori, come vento che tutto spazza via. Impossibile nascondere il terrore. Madi di pensieri, di ostinati tentativi, lungo desolati sentieri, vincono tenebrosi silenzi. Raggi di sole lontani risvegliano i desideri e colpiscono i rimpianti. Reticenti passi si muovono sull'uscio dell'antro nostra mente. Ed è colma di attesa e speranza e paura, di indifferenza e velleità, questa vita tesa alla novità. Grazie. Invece è il momento di Riccardo Vecellio Segate con la poesia Riflessi d'orizzonte. Intreccio di illusioni e sfumature che scorre in una linea immaginaria. Così chiamiamo l'orizzonte l'aria che lo attraversa e ingolfi in insenature. Bambino, dietro il vetro alla finestra, con te inseguivo il sole all'orizzonte, nascosto dietro il monte un po' più a destra, cercando del color la vera fonte. In ogni incrocio e vicolo deserto riecheggia contro i muri il tuo sussurro. All'orizzonte il sole sorge incerto, ma poi alle stelle affida il cielo azzurro. Qualche anno fa di guerre assurde il fronte sorgeva sotto il sole dilaniato, ma ad ogni amore è nido l'orizzonte, comune ad ogni uomo e al suo peccato. Coscienze d'ogni uomo d'arme in guerra, schiacciate sotto il peso della terra, si insinuano nel sangue tuo innocente. Si infrangono nel pianto della gente.
mia prima compagnia di notti insonni, negli occhi tuoi ogni nemico tace, carezza il paradiso e l'orizzonte, le armi getta al suolo e cerca pace. Amica mia, di scherzi e mille giochi, uccisa a tradimento in mezzo ai fuochi, all'orizzonte giaci dopo un viaggio, risplende in terre d'odio il tuo coraggio. Amica mia, scagliata contro il cielo, m'inondi del profumo tuo col vento, a volte l'orizzonte è più lontano, mi sfiori senza prendermi per mano. Amica mia, tra l'erba e il cielo nero, nel sonno ascolta in sogno il mio pensiero, stanotte l'orizzonte è più lontano, raccolgo il tuo respiro in una mano. Non sempre l'orizzonte è più lontano, sfiorarsi per poi prendersi per mano. Alcuni di questi giovanissimi, lui anche lui ha 16 anni, tra l'altro anche lui è un bravo pianista, e io li ho visti un po' crescere di anno in anno e quindi ho visto i cambiamenti della loro poesia e adesso mi piace, mi piace far vedere la sua firma e sul timbro che si è costruito. Bellissimo. Bellissimo, fantasioso, simpatico. Bene, e quindi adesso scendiamo con a 15 anni, con i ragazzi che hanno 15 anni, e quindi chiamo Barbara Desiante, che ci legge la sua poesia, Il cammino delle ombre disperse. Assieme solcheremo i sentieri di ogni dove, cammineremo sulle terre di nessuno, scavalcheremo le pozze d'acqua acida in cui specchieremo la nostra ipocrisia, poggeremo i piedi su strade in cui eserciti di ombre hanno perso la vita e l'onore. Ogni strada apparirà più breve, più piacevole con te accanto, anima senza volto né parola. Ci faremo strada, fra frassini e salici piangenti, spighe di grano e canneti, corpi ammassati e senza vita, brucianti timori e insensate curiosità. Andremo oltre ogni pensiero, ogni orizzonte che ci sembrerà il limite del mondo. Passeggeremo fra speranze e delusioni, fra memorie e indecisioni. Una musica ci accompagnerà, il suono delle memorie che si sgretolano, bruciate dalla paura di lasciare il mondo proprio ora, un mondo offuscato dalla discordia, decorato di sassi bianchi e amorfi, di acque pure e limpide. Quando saremo stanchi, strisceremo affamati, senza più la forza di parlare, senza più la forza di reagire. Quando il veleno dell'egoismo umano ci raggiungerà in questo obliato loco e perforerà la nostra carne fino a consumarci il cuore, sapremo ancora amare. Adesso è il momento invece di Miloš Moskovljević, che viene dalla Serbia. Kad svaki božur uvene, krv se zaledi, a život u očima izbledi. Quando ogni peone appassisce, il sangue gela e la vita negli occhi diventa pallida, si ferma il tempo, là dietro il sole, dietro l'orizzonte, poiché là vanno gli uccelli e con Dio va ognuno, quando il silenzio mostra il volto e il pianto sul sepolcro. Li incontrerai allora, accanto all'acqua fredda e torbida, là dove si spegne la vita, là dove i monaci ascoltano il suono delle preghiere. Là, all'improvviso, il tempo si fermerà e la tua anima allora saprà che i peccati in quel luogo si ripuliscono e le eresie nell'acqua svaniscono. Quando la tristezza attraverserà sulla barca il fiume e la preghiera tutto porterà via, te ne andrai anche tu, perché arriva per tutti il tempo in cui il fiume li trascina nell'oblio. Quando dimenticherai le lacrime e il bagliore dell'allegria, seguirai le orme degli angeli, là dove tutto finisce. Là, dietro l'orizzonte, fermo è il tempo. Là, dietro il sole, quando ogni peonia appassisce. Il fatto di far leggere le poesie nella lingua originale non è solamente una forma di rispetto verso le persone che scrivono nella loro lingua e hanno il piacere di leggere la loro lingua, ma corrisponde anche ad un principio del nostro premio che fa valutare tutte le poesie in lingua originale
E adesso invece 14 anni, no forse, no, 15 ancora, 15 anni, Maria Natile Martino, che ha scritto la poesia L'indice di Dio. Anche nella quiete, alcova del mio cuore, anche nel silenzio, sudario dei miei pensieri, ovunque la tua presenza mi tange e l'occhio ti cerca, ma troppo piccolo il suo abbraccio per cingerti, troppo veloce ti neghi al mio sguardo. Eppur ogni cosa nel mondo il tuo canto innalza, dici a noi soli e ciechi e anelanti che non al cielo dobbiamo esser volti, ma al tuo silente guidarci in una vita sol nostra. E la via non sarà conosciuta, né già scritti cartelli. Sarà nel destino perdersi, lasciare o incontrare vari e tanti compagni e fratelli. Vagare di miraggio in certezza, di illusione in realtà, il tuo dito puntato verso i diversi orizzonti di sogno. E l'indice di Dio, non in sacri biblici versi, ma negli incrostati muri, che pur cari al bambino parlano di casa, del familiare suo piccolo frammento di universo. E l'indice di Dio, non in una dritta e battuta strada, ma nella polvere sul ciglio, che sollecita a fretta il piede del pellegrino e, danzando nel vento, gli cela la lunghezza del percorso. E l'indice di Dio non nel grandioso e festante traguardo, ma nella stanchezza nel cammino, che perseveranza instilla nel vegliardo, le membra stanche trascinate verso l'ormai vicino limite. E l'indice di Dio non in miracoli e risurrezioni, ma sul Calvario, teatro di morte, che con sipario rosso di sangue, dietro al monte occulta, infiniti tramonti, forieri d'attesa. E l'indice di Dio non in un accecante sole estivo, ma nel nuvoloso stendardo, squarciato da lame di luce, che, come occhi di bue, inondano lo svaporante profilo del globo. E l'indice di Dio non in un accusatorio dito puntato, ma in un tenero indicarci, che ci elegge suoi figli nell'amore. E il tuo indice, o Dio, nel sentore di una carezza, la tua, lesta, mentre il cielo si china per sentire il lento rimescolare nel tondo ventre gravido della madre terra. Dovrebbe esserci, ma io non so perché non lo conosco, non si è annunciata, Farah Chokor. Un pasto nella vita l'ho passato con te, e un'amicizia infinita sarà per te, e un'anima che vola su un albero che c'è, e un vento nella sera e la luna non c'è, un pensiero scorrerà come un torrente che non morirà, un bacio, un abbraccio e una libertà, con una lacrima, con un sorriso, e così continuerà a volare, a sognare, a essere speciale e a cadere nelle mezze verità. Un momento, un secondo, eccetera, sarà una promessa, un gioco, un bambino crescerà nella vita, nel sogno, nella realtà. Arriverò alla cima per scoprire un mistero che mi aspetterà. Adesso dovrebbe esserci, scendiamo agli 11 anni, Elisa Peres. Viaggio verso l'orizzonte. L'orizzonte, infinita strada della mia mente, che non mi fa mai smettere di viaggiare nel mondo della fantasia. Vedo qualcosa oltre l'orizzonte, vedo la pace nel mondo, i bambini che giocano, un amico che mi aspetta. Non posso più restare qui, in questa stanza buia e fredda. Devo andarmene, devo scappare da questo orribile posto. Niente più tristezza nel mio cuore, ora la mia anima è libera. Posso viaggiare, posso esplorare, la mia vita ora ha un senso. Non soffrirò più per la guerra, non piangerò più dal dolore, non vedrò più tristezza negli occhi delle persone. Mai più. Ora sono felice, il mio viaggio verso l'orizzonte, l'infinita strada della mia mente, non è fantasia, è un sogno che un giorno realizzerò, perché altrimenti questo posto non avrà più anima.